Dunque ci risiamo, nonostante si sia già consumato il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di gestione del servizio rifiuti, quello previsto dal piano ARO, la musica non cambia e all'orizzonte si profila un nuovo sciopero dei lavoratori addetti al servizio, dipendenti transitati come è noto al nuovo gestore privato in comando dalla SRR. Tra mensilità arretrate, trattamento di fine rapporto e altre indennità, i 48 lavoratori avanzano dalla Sogeir, una cifra che si aggira attorno al 500.000 di euro. Ieri al comune di Sciacca c'è stata una riunione per fare il punto della situazione. C'era l'amministrazione comunale, il sindacato CGL Funzione Pubblica e i privati che adesso gestiscono il servizio. Non c'era però la Sogeir. I lavoratori non prendono lo stipendio. Considerato che ancora la Sogeir deve versare 3 mensilità, deve versare tutte le somme del PFR, delle competenze precedenti, perché si è interrotto il rapporto di lavoro e quindi i lavoratori hanno diritto al TFR e tutte le altre cose. Quindi c'è una situazione di disagio enorme. Insomma, non si riesce a chiudere con il passato. I problemi lamentati sono tutti riconducibili alla precedente gestione del servizio, ma inevitabilmente rischiano di compromettere l'attuale servizio in un periodo delicato, tra l'altro, e cioè in piena stagione estiva. Sono problemi per quanto riguarda le somme arretrate, dobbiamo prendere i lavoratori che sono riconducibili alla vecchia, senz'altro alla vecchia, però la vecchia sì. Si sta tirando appresso la nuova, perché se la nuova non si riesce a pagare gli stipendi in tempo, perché i lavoratori devono percepire 15 giorni. Ebbene, il Comune lamenta la mancanza di documenti. Io so che l'SRR ha mandato le fatture anche con qualche giorno in ritardo, considerato il primo mese ci può stare, però il Comune ancora non ha versato le somme. Le aziende aspettano queste somme, fatto sta che il contratto nazionale del lavoro non si applica e questa è una cosa che la CGL non può tollerare e non tollererà. L'attesa non può più andare oltre, le somme devono essere liquidate, altrimenti siamo pronti allo sciopero, ha precisato Enzo Iacono, il quale poi auspica che da parte dei privati che adesso gestiscono il servizio rifiuti ci sia il massimo rispetto dei tempi previsti per il pagamento degli stipendi ai lavoratori. All'orizzonte, se non si risolve questo problema dei pagamenti che deve avvenire dal 27 alla fine del mese, quindi se non si risolve, noi saremo costretti a fare lo stato d'agitazione e a proclamare eventualmente anche lo sciopero. Dobbiamo un po' essere un po' tutti più precisi e dobbiamo risolvere il problema una volta per tutti, perché Sciacca merita un servizio efficace. I cittadini meritano un servizio finalmente ottimo e i lavoratori sono in grado e hanno dimostrato sempre di lavorare e di portare avanti il bene servizio.